Allora partiamo però. Patate, colonnello. O carta bianca. E ci si volisca il culo! Thank you.
vedremo due piccoli temi dal cartone animato di Shrek. Quello di prima cos'era? Viva! E quale delle quattro stagioni? Primavera, autunno. Primavera, estate. No, primavera e autunno. Thank you.
facciamo un altro brano, diciamo così, più o meno lo stesso stile, dal titolo One Wonderful World. Ora facciamo invece La vita è bella, la conoscete tutti, quindi
non serve che la presenti. Thank you.
volevo dire una cosa che dico sempre ai nostri concerti, e non è vietato urlare alla fine, cioè non è che se sono bravi lo penso, non lo dico, si può anche esternare, perché sono studiato tanto, C'è un brano, il prossimo, che si intitola Giù la testa, e poi il prossimo sarà Moment for Morricone. Quindi il primo è Giù la testa, tratto dal film, e l'altro invece è un purpurì, diciamo così, un insieme di alcuni brani sempre di film western, il buono, il brutto, il cattivo, e C'era una volta il western. Quindi buon ascolto. Thank you.
questa è una sorpresa, eh. Questa è una sorpresa. Dopo ancora non andate via, perché tutta la parte dietro alle sedie, in tutta quella parte lì, sarete invitati a scatenarvi. Quindi non andate via, dai, che stasera è la volta che si cava un po' di chili,
mica il primo che voleva farlo, in maniera che dopo si può andare a mangiare una pizza tranquillamente senza avere il magone. Allora, intanto che ringrazio Filippo Giacinti, sindaco di Arvignasego, di averci raggiunto. Ringrazio anche il sindaco in pectore che è dietro a Filippo. Direi che possono anche avvicinarsi già gli amici e se ha la possibilità. Ah, tanto volevo dire una cosa, cioè quanto male ci siamo stati al 92esimo di Lazio Milan. Quanto male ci siamo. Buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti. Un saluto velocissimo perché sono venuto qui con Gregorio, poi ho chiesto se voleva accompagnarmi a portare un saluto a questa bella manifestazione e mi ha chiesto, ma fa un discorso lungo o corto? Corto, gli ho detto, allora vengo. E quindi gli ho promesso che sarò molto molto breve. Ecco, devo ringraziare ampi tutti coloro che hanno voluto organizzare questa manifestazione. Devo dire, è la prima volta che ad Arvignasego, dopo la tradizionale cerimonia commemorativa che si tiene la mattina di fronte al monumento dei caduti, si è voluto anche organizzare una vera e propria festa, perché quella del 25 aprile è una festa e deve essere una festa che deve avere come obiettivo quello di essere sempre più una festa di tutti, una festa come dovrebbe essere la festa nazionale, non una festa di parte. Purtroppo questo non è ancora completamente così in Italia e lo dobbiamo, e la responsabilità di questo è di molti. Purtroppo anche oggi, aprendo lo smartphone e leggendo quello che è accaduto nella manifestazione di Milano, leggiamo le critiche pesanti nei confronti ad esempio del segretario del PD Letta, che è stato duramente contestato al grido di servo della NATO o alla brigata ebraica. Ecco, queste sono cose che fanno secondo me male alla festa della liberazione, che deve essere una festa di tutto il popolo italiano. E devo dire, grande sindaco! E devo dire che invece qui ad Arvignasego si è scelta una strada opposta, che è la strada dell'inclusione di tutti, cioè sin dall'inizio chi l'ha organizzata ha voluto coinvolgere il più possibile le associazioni del nostro territorio, quelle culturali, quelle del volontariato sociale. Abbiamo visto, adesso non voglio mettermi qua ad elencarle perché sicuramente ne dimentico qualcuna, però ecco, credo che lo spettacolo a cui abbiamo assistito sia stato veramente straordinario e un ringraziamento particolare lo voglio fare a questi fantastici ragazzi, all'Associazione Ottave Parallele, lo voglio fare a Marica Veronese, a Matteo Ferrara, a Daniele Pentanato, alla tutta la banda musicale Città del Vignasco e al coro Città del Vignasco che si esibirà di qui a poco. Veramente sono stati straordinari questa mattina e lo sono questo pomeriggio come gli altri gruppi che si esibiranno. Non voglio citare gli organizzatori perché so che non vogliono essere citati personalmente, ma Franco, Massimo, Enrico, ecco che si nasconde, devo che in queste settimane veramente hanno lavorato tanto per organizzare questa manifestazione, a loro va appunto il merito della riuscita e a tutti voi un grazie per essere qua e per partecipare. Grazie quindi di tutto e puntiamo all'anno prossimo a fare qualcosa più ancora più in grande. Grazie. Grande sindaco. Buon proseguimento a tutti. E complimenti a tutti. Grazie sindaco. Prendiamo un impegno. Allora, grazie, buonasera. Sarò brevissimo perché chi deve parlare insomma avrà tante cose da dire e molte cose che volevo accennare, ma le riprendo solo un attimo, che accendette il sindaco Filippo Giacinti.
Noi abbiamo voluto come sezione Silva dell'ALPI questa festa, vogliamo trasmettere anche a quelli più giovani, e non solo insomma a noi che abbiamo magari ormai superato una certa età, vogliamo trasmettere che è la festa di tutti, è la festa della liberazione, perché da quel 25 aprile del 1945 è nata la nostra nazione, è nata la nostra democrazia. In pratica è stato sconfitto il nazifascismo e da lì siamo partiti a essere una nazione democratica e liberale. Quindi, ricordando che i partigiani non erano, come diceva appunto il sindaco, solo magari di un certo colore di una parte, ricordo che fra i partigiani c'era gente che era comunista, socialista, ma c'erano preti, c'erano suore, c'erano democratici, c'erano liberali, quindi i partigiani erano formazioni comunque diversificate, e di questo dobbiamo tenerne conto. Ecco perché vorrei che il 25 aprile sia una festa inclusiva che includa tutti. Detto questo, io ringrazio velocemente chi insieme a me, oltre ai nomi già fatti di Massimo, di Enrico, devo dire che dietro abbiamo comunque un gruppo che ci ha dato la forza per organizzare questa festa, che abbiamo voluto denominare come prima festa provinciale dell'ALPI. Quindi abbiamo un gruppo che ha lavorato. Devo ringraziare, quando facevamo le riunioni per organizzare il tutto, erano presenti Legambiente, era presente Emergency, c'era la Proloco, c'erano gli alpini, c'erano le associazioni, c'era il coro, c'era la banda, quindi è stato un lavoro veramente di gruppo, e di questo volevo ringraziare tutti in maniera veramente eccezionale. Ringrazio nuovamente l'amministrazione, lo devo fare io a nome della mia sezione, nella persona del sindaco, comunque tutta l'amministrazione, e dell'assessore Marco che praticamente si trovava con noi alle riunioni, e con lui abbiamo in pratica messo giù la giornata tra l'appuntamento istituzionale di questa mattina e quello un po' più gioioso di oggi pomeriggio. Io finisco qua, passo la parola a Enrico, che quindi grazie di essere ancora qua e buon divertimento. Franco, giustamente ha parlato del contributo all'organizzazione di questa festa da parte di associazioni anche oltre, diciamo, il profilo locale, associativo del territorio del comune del Vignasego, e quindi vorrei chiamare a parlare per conto a nome della FIOM CGIL, che ha partecipato, contribuito all'organizzazione di tutto ciò, il funzionario Badarà Diop, detto Badù, mi sembra, al quale do la parola. Grazie, buongiorno a tutti, è un grande onore per me parlare in questa giornata che adesso non vorrei neanche dare lezioni, perché c'è una platea comunque che ne sa meglio di me, però 25 aprile deve essere ogni giorno, perché ogni giorno in questo paese i diritti dei lavoratori sono calpestati. 25 aprile deve essere ogni giorno, perché le donne continuano a morire ogni giorno nelle nostre case. Quindi è un simbolo molto forte che non si deve limitare solo a ricordare il passato, ma anzi a vivere il presente e progettare un futuro che forse i nostri figli non vedranno, perché all'orizzonte, alle nostre porte, ci sta profilando una guerra che potrebbe sfociare anche una guerra atomica. Quindi il dovere nostro è portare l'attenzione per chi verrà dopo di noi, perché quelli che ci hanno regalato questa giornata hanno sacrificato sangue e sudore, e noi per dovere, per i nostri figli e per i nostri nipoti,
il 25 aprile deve essere anche la cura della natura e cambiare questo mondo qua. Quindi grazie e buona festa a tutti. Grande! Grazie a Barbara per le parole decisamente impegnative e accurate e concrete. Allora, adesso chiamo in rappresentanza di un'altra associazione che ha contribuito, la CGL, il segretario provinciale Dario Verdicchio. Buongiorno a tutti. Bene ha fatto la sezione Ampi MAC, ho capito che si deve dire MAC, Masera Albignasico Casalserugo Silla, ad organizzare questo evento, al quale come Camera del Lavoro, CGL di Padova, abbiamo offerto sostegno per celebrare questa ricorrenza in forma davvero di festa, come è stato detto, andando oltre lo schema della semplice commemorazione che pure avete tenuto questa mattina, per provare a condividere, socializzare il significato che noi tutti vogliamo attribuire a questa data, il 25 aprile. Lo facciamo in un momento presente segnato dalla drammatica crudeltà di una nuova guerra divampata poco distante da noi, nel cuore dell'Europa. E come non evidenziare che la lotta di resistenza, intrapresa da coloro in gran parte giovani, quasi 80 anni fa, fu un atto di ribellione principalmente contro la guerra, in opposizione alla stessa idea che la guerra fosse, attraverso il ricorso alla prevaricazione, all'uso della forza, il mezzo di regolazione dei rapporti internazionali fra gli Stati. Tanto che si volle sancire questa cosa nella stessa Carta Costituzionale, un vero compendio di democrazia progressiva. All'articolo 11, affermando il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Liberazione, perciò. Liberazione da quella guerra come da ogni altra guerra, in un processo di progressiva acquisizione di libertà, della condizione di essere liberi, alla quale occorre sempre tendere, perché la libertà, lo sappiamo tutti, viene prima di tutto e perché la libertà non è mai acquisita per sempre e non mai del tutto. Talvolta, forse troppo spesso, della libertà abbiamo un'idea un po' bislacca. Essa viene infatti ridotta alla semplice possibilità per ciascuno di fare o dire quello che gli pare, senza considerare l'imprescindibile dimensione che la libertà ha dal punto di vista sociale, della condizione di uomini e donne liberi e della stretta connessione del principio della libertà con l'uguaglianza e la giustizia sociale, come d'altra parte i partigiani dell'insurrezione del 25 aprile del 1945 sapevano molto bene. In realtà l'autentica libertà, dalla quale deriva quella semplicemente di opinione, è quella dall'ignoranza, dalla malattia e dal bisogno. Libertà dall'ignoranza, dicevo. In relazione a questo, merita o meriterebbe una riflessione il fatto come nel nostro paese il sistema dell'informazione presenti una concentrazione di potere da fare invidia ad un paese cosiddetto di oligarchi. Come preoccupa il fatto che l'Italia sia solo al 41esimo posto nel mondo per rispetto della libertà di stampa. Ma per quanto riguarda la libertà dall'ignoranza, occorre denunciare che dopo che i venti di guerra facevano volare i titoli in borsa delle imprese italiane, per lo più a partecipazione statale, purtroppo, vocate alla produzione di armi, il nostro governo ha deliberato la diminuzione della spesa pubblica per l'istruzione per i prossimi 4 anni. E questo, quando in Italia registriamo già un insostenibile tasso di dispersione scolastica e di abbandono degli studi. E quando gli effetti delle 3 grandi crisi che abbiamo vissuto, quella finanziaria del 2008, quella legata alla pandemia e quella del momento provocata dalla guerra, appunto, indicano come strada obbligata la necessità per la società in generale e per il sistema produttivo in particolare di recuperare qui da noi in innovazione e capacità tecnologica. Libertà dalla malattia, dicevo.
ce l'ha insegnato la tragica esperienza della pandemia, che come un liquido di contrasto, quello che si usa per fare gli esami diagnostici, ha reso più evidenti le contraddizioni e le storture, le ingiustizie del nostro sistema. Ce l'ha insegnato l'esperienza della crisi sanitaria causata dalla pandemia, dalla quale purtroppo non siamo ancora usciti, indicando la necessità di sospendere l'esclusività dei brevetti per permettere un utilizzo esteso dei vaccini nel mondo e l'importanza cruciale rivestita dalla sanità pubblica, falcidiata dai tagli degli ultimi decenni, soprattutto in relazione al presidio del territorio, quello più importante. E di oggi la notizia di un prolungamento solo fino al termine dell'anno in corso dell'incarico a studenti di medicina per sopperire alla grave carenza di medici di base, per la quale è rinviata sine die una soluzione strutturale. E questo nel nostro Veneto, il Veneto dell'eccellenza sociosanitaria. Infine, libertà dal bisogno. Sandro Pertini, l'indimenticabile Presidente della Repubblica ex partigiano, ci ricordava che della libertà di morire di fame, francamente, non sappiamo cosa farci. Se di questa condizione sono testimoni i migranti profughi di guerre dimenticate che sfidano la traversata del Mediterraneo alla ricerca di migliori condizioni di vita, lo stesso anelito ad emanciparsi dal bisogno è quello di oltre 5 milioni di persone in Italia. Numero in crescita a causa dell'aumento dei prezzi al consumo e del costo della vita. Senza contare che molte di queste stesse persone sono povere pur lavorando e che il 25%, un quarto quindi, dei lavoratori italiani, in gran parte giovani e donne, percepisce una retribuzione inferiore al 60% del reddito medio. Risuonano per questo d'attualità le parole di un indimenticato politico italiano, Enrico Berlinguer, che ricordava come occorresse battersi per una società in cui ogni libertà fosse garantita, tranne una, quella dell'uomo di sfruttare altri uomini, perché questa presunta libertà tutte le altre distrugge e rende vane. Per questi motivi bisogna, in un'occasione come questa, per davvero onorare la memoria dei protagonisti della lotta di liberazione dal nazifascismo, rinnovare il nostro comune impegno alla costruzione di una società più libera e più giusta. Permettetemi di chiudere così, con la fisica, anche se non è una disciplina per la quale a scuola andavo bene. In fisica, la nozione di tempo, la natura del tempo, è ricondotta allo scambio di calore. Un cucchiaino freddo, dentro una tazza di tè caldo, diventa caldo. Da questa apparentemente banale osservazione discende la concezione stessa del tempo. Il futuro, perciò, è diverso dal passato non appena c'è del calore che passa da un corpo caldo ad uno freddo. Il fenomeno fondamentale che distingue il futuro dal passato è il fatto che il calore va dalle cose più calde alle cose più fredde. Perciò dobbiamo ribadirlo oggi tutti insieme. La storia che commemoriamo oggi è ancora di quelle che ci scaldano il cuore e che ci permetterà di vivere il futuro. Buon 25 aprile a tutti. Il mio volere essere solo un saluto a tutti e un ringraziamento per la vostra presenza. Io sono la segretaria del sindacato pensionati SPI-CGIL e vi aspettiamo. Chi ha problemi per pensioni e tutto il resto, siamo a vostra disposizione. E il mio voleva essere semplicemente un grazie a tutti e un saluto. Anche noi come SPI abbiamo contribuito alla buona riuscita di questa giornata e grazie a voi è riuscita benissimo. Grazie, buonasera. Grazie a Giuliana, rappresentante di uno dei sindacati più fortunati al mondo. Battutona. Allora, io adesso cedo la parola per una presentazione della propria attività propedeutica alla
al lavoro che presenteranno, a Diego De Francesco di The Play, parte diciamo attorale, e poi a Marika Veronese, perché voi dovete sapere che dietro ad un grande uomo come Matteo Ferrara c'è sempre una grandissima donna come Marika Veronese. Allora, scusate, come avete capito non ci sono sipari, scene, quindi è tutto in vista. Noi facciamo 10 secondi solo per sentire se funzionano i microfoni e poi partiamo. Scusate, ma non abbiamo alternativa. Un attimo di pazienza. Almeno vedete cosa fanno gli artisti. Almeno vedete cosa fanno gli artisti dietro le quinte per prepararsi. Facciamo
via microfoto e colpo, così. Qui ci vorrebbe il colpo, sì, sì. Perché sono... E anche per la forte spia, se riuscite a vedere sì, una forte c'è già l'alzato con le spie e mettete con ma queste qua la fa sentire, cioè vuoi che le passi davanti là? Se lo inserisci un po', sì. Se no lasciate l'auto. Va bene, sentiamo se inspira il collo e poi partiamo, dai, perché sennò... Dal 2020 ci siamo costituiti in vera e propria associazione. E appunto, noi ci occupiamo della diffusione del teatro e del cinema per adulti e anche per bambini. E, in repertorio abbiamo alcuni spettacoli che parlano appunto di memoria e ricordo e siamo in una situazione, anche in una festa, dove è giusto ricordare anche per le generazioni future. Debré ha portato in scena uno spettacolo di Mimo che racconta la Shoah, che è Oleg, racconto della Shoah, e anche e soprattutto siamo impegnati nel teatro civile, una piccola ricorrenza che non c'entra niente con l'Italia ma che ha molto a risentire in questi giorni, soprattutto per quello che sta succedendo. È uno spettacolo Non ritorneremo, cronistoria di un disastro di 35 anni fa, del disastro di Chernobyl. Oltre a questo siamo impegnati con le scuole e proprio domani e mercoledì avremo proprio su questo palco, debutteremo con uno spettacolo che si chiama Legally Tour, che parla dell'infiltrazione mafiosa nel nord-est del Veneto. Appunto ci occupiamo anche di formazione per le scuole per quanto riguarda la lotta alla mafia. E detto questo lascio la parola, due parole a Marika o a Matteo, ma penso che in questo momento due paroline. Ecco, le ringrazio ovviamente, la seconda collaborazione che ho con Matteo e con Marika, con Ottave Parallele. Quest'estate abbiamo avuto modo di collaborare insieme all'Associazione Interno 7 di Franco Poggi, con uno spettacolo di Morricone. Ecco. Lascio la parola, maestro. Bene. Allora, abbiamo l'onore di collaborare con Diego, che è un attore straordinario del territorio, e noi oggi facciamo una cosa semplice e poetica. I testi che ha scelto Diego sono legati alla Resistenza e è un momento particolare, un po' fuori diciamo dal genere pomeridiano. Con il coro abbiamo fatto dei brani evocativi legati proprio alla montagna, ai partigiani e anche dei pezzi famosi tipo Il Signore delle Cime, che sono comunque sempre collegati a una meditazione sulla montagna, che è stato un luogo importantissimo per quella che è stata la liberazione e tutte le guerre che si sono svolte. E noi siamo sempre l'associazione Ottave Parallele e il coro Città del Bignasco, che già avete conosciuto perché si è esibito più volte nel territorio. E noi siamo abituati a fare musica dove c'è acustica, qui non c'è acustica, abbiamo dei microfoni, quindi cercheremo di fare il nostro meglio con animo lieto, perché gli adulti sono sempre molto più agitati dei bambini, e sono dei bambini che non sono mai cresciuti, ma è giusto che sia così. E vi auguriamo un buon ascolto e un buon pensiero di libertà con questi testi e queste musiche evocative e soavi. Grazie e buon ascolto. Grazie a te. Non ho dormito tutta la notte pensando a questo momento. Badate, colonnello! Ho carta bianca! E ci si pulisce il culo! Oh. Grazie. Stavo partendo io, Matteo, ma sei dovuto, grazie. Il primo brano che faremo è Improvviso di Beppe De Marzio, un autore veneto che tutti conoscono, che appunto ci introduce in questa atmosfera di ricordo. Grazie.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma, arrendersi o perire. Ma cos'è successo realmente il 25 aprile del 1945? Fu la data in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale contro i nazi fascisti che ancora occupavano i territori del nord della penisola. Assunse il potere in nome del popolo italiano e decretò la condanna a morte per i gerarchi fascisti. Il comando del Comitato di Liberazione Nazionale, con sede a Milano, città che ha un posto speciale nella storia della Resistenza, ricevuto l'ordine del 25 aprile, le forze partigiane sferrarono attacchi contro i tedeschi, occupanti e fascisti della Repubblica Sociale Italiana, costringendoli alla resa già alcuni giorni prima dell'arrivo degli alleati. Ma il 25 aprile è anche la festa della liberazione. Le principali città del nord Italia furono liberate in un arco di tempo che va dal 21 aprile, Bologna, al 28 aprile, Venezia. Ma si è scelto di festeggiare il 25 aprile come anniversario della liberazione d'Italia, perché proprio quella data, con gli eventi di Milano, ha assunto un particolare significato politico e militare, e perché viene considerata come la fine di fatto della Repubblica di Salò. Johnny stava osservando la sua città dalla finestra della villetta collinare che la sua famiglia si era precipitata ad affittargli per imboscarlo dopo il suo imprevisto, insperato rientro alla lontana, tragica Roma. Fra le settemplici maglie tedesche, lo spettacolo dell'8 settembre locale, la resa di una caserma con dietro un intero reggimento davanti a due autoblindo tedesche, non entrano in mano, la deportazione in Germania, i vagoni piombati, avevano tutti convinti, familiari ed Angeron, che Johnny non sarebbe mai tornato. E la più felice delle ipotesi stava viaggiando per la Germania in uno di quei medesimi vagoni piombati, partito da una qualsiasi stazione dell'Italia centrale. Aleggiava da sempre intorno a Johnny una vaga, gratuita, ma prison and pressing reputazione in praticità, di testa fra le nubi, di letteratura in vita. Johnny invece era irrotto in casa di primissima mattina, passando come una lurida pentata fra lo svenimento di sua madre e la scultorea stupefazione del padre. S'era vertiginosamente spogliato e rivestito del suo migliore abito borghese, quell'antica bigogna, passeggiando su e giù in quella ritrovata attilatezza, comodità e pulizia, mentre i suoi lo inseguivano pazzamente nel breve circuito. La città era inabitabile, la città era un'anticamera della scampata Germania, la città con i suoi bravi bandi di graziani affissi a tutte le cantonate, attraversata pochi giorni fa da fiumani di spantati dell'armata in Francia, la città con un drappello tedesco nel primario albergo e continue irruzioni di tedeschi ad Asti e a Torino. Le camionette che riempivano di terrefici civili le strade deserte e grigie, assolutamente inabitabili per un soldato sbandato e pur soggetto al bando di Graziani. Il tempo per suo padre di correre ed ottenere il permesso dal proprietario della villetta collinare. Il tempo per lui di arraffare alla cieca una mezza dozzina di libri dai suoi scaffali e di chiedere dei reduci amici. Il tempo per sua madre di gridargli dietro: mangia, dormi, dormi e mangia. E nessun cattivo pensiero. E poi, sulla collina, l'imboscamento. Ora, per commentare questo brano, faremo un brano tipico dei cori maschili, anche noi abbiamo fatto un arrangiamento per coro misto,
che si chiama il bersagliere ed è una specie di canto per tutte le armi che hanno guerreggiato sui monti. Nella sua attività. Mio nonno e i suoi fratelli erano mazziniani e socialisti. Anche mio padre inizialmente era mazziniano, poi è diventato comunista. È stato sempre molto impegnato nell'ambito sociale. Con altri giovani a Castelbaldo ha fondato una cassa rurale e una cooperativa e ha aperto una bellissima biblioteca.
la cui sede fu bruciata dai fascisti. Castelbaldo era un paese molto attivo dal punto di vista della solidarietà e della cooperazione per tutti gli altri del circondario. Ricordo bene, anche se ero molto piccola, il gruppo di giovani che si chiamava Raus, che per noi significava fuori fascisti. E mi ricordo dei fascisti romagnoli emiliani che sconfinavano nelle nostre zone per bruciare e devastare. Se l'erano presa anche con mio nonno e con la mia povera nonna, che poveretta ha dovuto far fronte a tante difficoltà. Mio padre è stato nascosto per quasi 2 anni, perché era stato preso di mira come comunista, ma quando il regime si è consolidato è rimasto in prigione a Este per 6 mesi. Durante i 2 anni, nei quali è rimasto nascosto, con la carta di identità di un fuoriuscito della Francia, un certo Marcone, si è spostato in varie zone della Toscana. È stato così che ha conosciuto mia madre, che viveva a Siena, e gli ha promesso che l'avrebbe sposata. Infatti, quando è uscito di prigione, è andato a prendersi. Per lei non è stato facile ambientarsi a Castelbaldo, perché allora cambiare regione era come emigrare in un altro stato. Comunque, un po' alla volta si è integrata così bene che ha imparato il dialetto veneto. Per primo le è nato un figlio, maschio, che sarebbe diventato un partigiano, e poi io e Antonio. Vittorio invece, il quarto, è arrivato quando mia madre aveva già 37 anni. Il mio fratellino più piccolo, quello che è vissuto quasi sempre con me, sia prima che mi sposassi che dopo, quando ho avuto figli miei. Arriva dunque la guerra, e una sera a casa mia vengono quelli dell'opera in cerca di mio padre. La nonna, che voleva salvarlo, lo ha raggiunto per prima che arrivasse a casa, e io l'ho incitato a scappare, ma mio padre non ha accettato il consiglio, soprattutto per paura che ci fossero ritorsioni contro i figli. I fascisti hanno perquisito ogni angolo della casa, hanno addirittura dormito lì per completare l'opera. Il giorno successivo lo hanno arrestato e lo hanno portato in caserma Montagnana. Io sono partita con la stessa colliera, perché andavo ogni giorno a Montagnana per frequentare la scuola. Durante il viaggio mi sforzavo di non far vedere le mie preoccupazioni e le mie sofferenze. Mi sono confidata soltanto con la professoressa di lettere, che era sorella del partigiano Mario Lanzi, anche se allora io non lo sapevo. Caduto il fascismo, il 25 luglio del 43, papà è tornato a casa. In paese si ha trovato un'accoglienza molto calorosa, ma con l'avvento della Repubblica di Salò ha dovuto darsi alla macchia. Anche mio fratello era partigiano e insieme ad altri giovani organizzava azioni di sabotaggio. Mio padre, durante il periodo in cui era stato alla macchia, teneva i collegamenti fra i partigiani di Padova, Montagnana e di tutto l'Estense. I fascisti lo sapevano e perciò venivano spesso a fare perquisizioni a casa nostra. E più di qualche volta mi hanno chiesto: tu chi sei? E io rispondevo: sua figlia. Vedendo che non avevo paura di niente, commentavano: si vede. Noi ragazze facevamo scritte sui muri, distribuivamo volantini, aiutavamo i maschi ad entrare a scuola per affiggere manifesti. Alla sera andavamo a casa di un'amica che aveva la mamma che faceva la sarta. E passati i carabinieri, i fascisti, i tedeschi che facevano la ronda, incominciavamo a scucire un paracadute che avevamo recuperato, e con la tela confezionavamo dei porta a porta proiettili. Ci tassavamo per fare queste attività clandestine. Quello che potevano, davano 20 centesimi. Per alcune era un sacrificio grande, perché Castelbaldo allora era un paese molto povero. Molte ragazze del nostro gruppo, eravamo una ventina, siccome non c'era lavoro, stavano in casa o facevano le mondine o le spigolatrici. La maggior parte delle mie amiche aveva smesso di andare a scuola dopo le elementari.
solo io e le mie cugine eravamo studentesse, ma questa differenza culturale e sociale non ha mai influito sulla nostra amicizia. Al 1943 aveva detto a mezzanotte dei danni, levando il gavettino contenente la razione supplementare di cognac. Al 1943 avevano risposto gli ufficiali e i soldati che stipavano il rifugio del comando, portandosi alla bocca il gavettino con molta attenzione, poiché per il gelo la pelle delle labbra restava spesso appiccicata al metallo. Il cognac era l'unico liquido che potessero bere, perché non congelava. Il brindisi di Capodanno era stata una cosa che non poteva mancare, ma non aveva rallegrato nessuno. Che cosa ci porterà l'anno nuovo? Aveva chiesto senza calore Brogli. Ma aveva fatto ecco Bartolani fra il silenzio generale. E la cerimonia si era conclusa così. Non poteva essere allegra da 26. I morti erano stati sepolti da poco ed ogni giorno se ne aggiungevano qualcuno. I feriti continuavano a lasciare posti, vuoti, salvo quelli che si rifiutavano di andare all'ospedale e si aggiravano fra i compagni con le loro bende attorno alla testa o zoppicanti o con il braccio al collo.
i tre quarti del giorno e della notte, passavano nel continuo sforzo di contenere gli incessanti attacchi dei russi. Serri, morto il medico del battaglione d'alpini di Tolmezzo, si portava anche da questi e si rendeva conto, aggirandosi in ogni recesso delle trincee, dello spaventoso soffrire degli uomini. Nelle gelide postazioni, in compagnia dei loro pidocchi, stavano l'immobilità degli alpini della Giulia, impossibilitati a muoversi perché controllati dai controcarro e dalle mitragliatrici russe, ad ogni ora minacciati d'assalto, di morte, vigili e fermi, immersi nel loro pozzo di gelo. Seri passava dall'uno all'altro. Nessuno, se non del tutto stroncato, si dichiarava vinto. Il medico, di frequente, doveva sostenere lunghe discussioni per convincere i più gravi a lasciare l'arma e farsi portare all'ospedale. Non ragionavano, sapevano soltanto di voler restare a fianco dei compagni. Erano questi, spinti dalla pietà, che segnalavano di nascosto al medico i più sofferenti. Quello là, sì sì, quello là, dottore, alla prima mitragliatrice, gli dicevano, deve avere i piedi congelati. Era una settimana che si leva dalla buca solo di notte per andare al gabinetto ed è costretto a camminare a quattro zampe come i cani, non sta più su. Seri si avvicinava all'alpino, gli parlava, gli chiedeva di slacciarsi le scarpe e di far vedere i piedi. Non posso, le scarpe sono gelate e non si aprono più, rispondeva quello. Sei congelato senza dubbio, dirò al tuo comandante di compagnia di mandarti d'autorità all'ospedale. Ma non lo farà, dottore? No, rispondeva l'alpino. È congelato anche lui. Finché resta qui, lui non può andare a mandare via me. E poi aggiungeva con un sorriso scanzonato: quando i russi attaccano, non possiamo scappare. Sappiamo già di dover restare qui finché si crepa. E allora? Noi non siamo i soldati più bravi del mondo, vero signore? Il 10 gennaio, tutti i rifugi, ricavati con infiniti accorgimenti e stenti sul ciglione della Valca, dietro la linea dei pezzi della 26, erano costruiti. Dovunque, ormai, nelle linee della Giulia, gli alpini erano riusciti a costruire migliori ripari dal freddo. Avevano accumulato paglie e giacinti, erano meno gelidi. Un senso di fiducia si era propagato nelle trincee, soprattutto perché i russi, dopo 20 giorni di attacchi forsennati, avevano perduto leva. Sparavano ancora molto con i mortai, ma attaccavano con minore frequenza di impegno, un assalto o due al giorno, mentre in precedenza avevano raggiunto perfino i 10 assalti. Alpini e artiglieri possedevano e sentivano ormai la linea come una parte del loro stesso corpo. Le pile ormai erano congelate nello stare per notti intere sul suolo delle trincee. Le mani si erano congelate impugnando l'arma, osservando il pezzo nel terribile tormento del gelo. Ma la linea, per il sovrumano sforzo dei difensori, viveva in tutti i suoi recessi, nei buchi, nelle tane, nei rifugi, come nelle postazioni e nei camminamenti, ed era incrollabile. Era ormai noto che a Natale e all'Epifania, tra i 20.000 uomini della Giulia, solo 6.000 erano finiti congelati, cifra paurosa, ma si sapeva che una gran parte di essi non aveva voluto lasciare il reparto. Sopperendo alle perdite contro la Giulia, i russi facevano affluire sempre più nuovi rinforzi, in modo da tenere perennemente schierate tre divisioni. La sproporzione delle forze contrapposte era agghiacciante, ma la consapevolezza di aver tenuto in scacco il nemico alimentava la speranza e la tenacia nel cuore dei combattenti. Fieri, silenziosi, pacati, gli alpini guardavano instancabilmente oltre il pianoro bianco, le colline allineate in riva al Don. Gli alpini ne parlavano sottovoce, nei rifugi, mormorandosi a vicenda strane frasi, scambiandosi occhiate speranzose. Una voce serpeggiava nelle tane, strisciava nella paglia fra gli alpini che parlottavano in attesa del sonno e diceva: è venuto l'ordine di operazione. Uno di questi giorni la Giulia stacca l'attacco e andiamo a conquistarci i rifugi del Don.
Nella notte sul 16 gennaio, il comando di gruppo inviò una comunicazione riservata al capitano Leitani. Caravate e fanterie provenienti dal sud hanno occupato in questi giorni le vie di transito a qualche decina di chilometri, alle spalle del nostro schieramento, ed hanno conquistato lo Shock. Se da Rashok raggiungono il Don, la Giulia è completamente circondata. La 26 attende a ordine mantenendo le attuali posizioni. Italo, preparati, disse Reitani, l'ufficiale medico, tenendogli il foglio. Ricominciamo da capo. Silenzio sull'Europa e sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere. Sì, per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Da stasera la gente ricomincia ad essere buona. Spari di gioia per le vie, finestre accese, a sterminio, tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano. I più duri tipi dicono cose strane, parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo,
è pace. Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte, che c'erano il sangue a rombo assimante dei motori. Le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali. Non più le moire lanciate sul mondo a prenderne uno, qua e uno là, senza preavviso, e sentirle perennemente nell'aria. Esse, non più, non più. Ecco tutto. Dio, come siamo felici. Bravo! Grazie. Beh, almeno per il coro un'altra parola.